Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. E salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo del nuovissimo sfavillante, sfumeggiante, come diceva Jim Carrey in The Mask, Jojo Rabbit. Distribuito dalla 20th Century Fox Italia, che come sempre ringrazio e saluto, è diretto dal più folle dei registi, famoso per aver diretto l'ultimo episodio di The Mandalorian e il terzo capitolo dedicato al figlio di Odino, ovvero Thor, e stiamo appunto parlando di Taika Waititi. Dirige uno dei film che aspettavo di più per questo 2020, una black comedy ambientata nella Germania nazista che ci presenta il giovanissimo Jojo, soprannominato Rabbit. Betzler, grande ammiratore del Führer, spero che YouTube non mi blocchi il video per aver detto quel nome, è appartenente alla gioventù ariana, grande apprezzatore in tutto e per tutto, una stanza piena di poster, di tutto, neanche se fosse il Britney Spears della Germania degli anni 40. Durante un addestramento non proprio semplice farà una scottante verità. Tutto cambierà quando la madre di Jojo nasconderà una ragazza ebrea nella soffitta. E da quel momento in poi il pensiero del piccolo Jojo sulla fedeltà a lui un po' vacillerà. Un film che, devo dire, può essere scontato, ma è geniale dall'inizio fino alla fine. Parlare di una tematica del genere, però in chiave black comedy, un po' azzardato, però funziona dall'inizio fino alla fine. In un certo senso la tematica simile ne aveva parlato il nostro Roberto Benigni nella Vita è bella. Indimenticabile, forse una delle scene più belle è quando lui traduce quello che dice un soldato tedesco per non far capire al figlio la realtà della situazione. Non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi. Io ieri ne ho mangiati 20. Mal di pancia. Ed è semplicemente wow. Sì, W-O-W. Wow. Un'idea fresca, bella, brillante, una commedia che funziona dall'inizio fino alla fine. Vedere questa caricatura di questo Adolf, e non diciamo il cognome, interpretata dallo stesso regista, è folle ma divertente allo stesso tempo. Una pellicola che ti fa riflettere molto. Parlare di una tematica del genere nel 2019, quando era stato, ma nel 2020, è forte, è pesante, però il regista la addolcisce, la ammorbidisce con questi contorni humor che forse non tutti potranno apprezzare. È vero, sì, la commedia nera, la black comedy, come si suol dire, non è sempre alla portata di tutti. In un certo senso prende in giro, in una maniera anche forse un po' troppo dissacrante, quella che è la realtà dei fatti che sono successi, in questo caso nella Germania degli anni 40. Ed è quello forse lì il punto di vista, la chiave di lettura giusta per affrontare in un certo senso un film del genere che ti piace. Non puoi sederti in sala e guardare questo film e non apprezzarlo, è impossibile. Ti ridi, proprio ridi, ti pieghi in due dalle risate. E poi, come ho detto prima, un film colorato, mi ricordava per certi versi un po' Thor. Sì, il terzo Thor, Ragnarok, aveva una colorazione un po' accesa, non so come spiegavo, le tonalità del colore della pelle, i costumi, le scene, quello attorno era un po' caricato, e anche in questo film tutto è caricato, non nell'ennesima potenza, però quel giusto appunto per cercare di rendere più colorato un'atmosfera che di per sé è grigia, cupa, austera, però regalandogli la giusta connotazione di black humor. Beh ragazzi, che dire, spero che la recensione del nuovissimo Jojo Rabbit vi sia piaciuta. Ovviamente ringrazio la 20th Century Fox per la distribuzione.
Qui sotto vi metto tutti quanti i link in descrizione per il trailer e tutto. Ditemi se anche voi andrete a vedere questo film, se vi è piaciuto, sì, no, pensavate qualcosina in più, è una cagata pazzesca. Scrivete tutto qua sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione, ciao!